Sindaco, il taglio del nastro è avvenuto, è cominciata ufficialmente la fiera di Codigoro, fiera arrivata alla 346esima edizione. Ecco, partiamo raccontando il valore, l'importanza che ha una fiera così storica per una città che insomma ha una rilevanza nel territorio come Codigoro. Una fiera davvero storica, perché 346 edizioni sono davvero tantissime. È sicuramente una grande vetrina per le nostre attività e un'opportunità per tutti i nostri cittadini, non solo i cittadini di Codigoro ma anche per i comuni limitrofi che sono vicino a noi. È stata una giornata davvero importante, ci sono serate dove invito tutti a vedere e partecipare. Una su tutte, mi preme dirlo, è quella del sabato sera, perché la fiaccolata in canoa con il circolo nautico e i fuochi sull'acqua sono davvero uno spettacolo unico, meraviglioso, che merita di essere visto. Oltre all'evento della canoa del sabato sera, ben tre tombolate e una sagra che è diventata anche questo punto di riferimento, la sagra del pomodoro. Abbiamo, come l'anno scorso, due tombole da 12.500 euro e una da 10.000, quella da 10.000 la domenica. E lo stand con la sagra del pomodoro, che diciamo così, in collaborazione tra la Pro Loco e Unione Sportiva Codigorese, diciamo, proporrà dei piatti tradizionali e dei piatti proprio specificatamente a base di pomodoro. È quindi una fiera che coinvolge molto volontariato? Assolutamente, qui ci sono tutte le associazioni di volontariato, adesso se non le cito nome per nome perché altrimenti rischio di dimenticarne, che sono tante e dopo insomma non va bene, però insomma Avi, Saido, Unione Sportiva Codigorese, poi Sportiva Capitello, il Pronto Amico, insomma, ripeto, non le cito, diciamo, tutte le associazioni del paese si sono, diciamo, convogliate per creare questo evento.